Buonasera a tutti, ci troviamo presso Stazione Marittima, presso la fiera Napoli Città Libro. Sono in compagnia di Alessandro Reggis, scrittore, attore e tante altre cose, tatuatore anche, tatuatore, ovviamente, tatuatore, e poi fai anche, e poi quello che viene faccio con passione, insomma, quello che avete letto, avete visto, l'ho fatto tutto perché mi piace farlo, quindi curo questi hobby che è anche quello di scrivere, questo è il mio primo. Esatto, esatto. Che posso dire che comunque Alessandro Reggis ha comunque una sua visibilità, perché comunque hai lavorato per programmi nazionali e quindi comunque non sei proprio uno sconosciuto, Alessandro. No, sono uno sconosciuto, ma rimango sempre nessuno. Nessuno. Il successo di essere sì, nessuno. Perché praticamente non ti sei montato la testa. Non mi sono montato la testa, mai lo farò. Però ecco, con questa cosa che mi è capitato comunque di cominciare a collaborare con le Iene e qui e là, ho fatto tanti programmi televisivi, quindi un pochino, sai, ho cominciato a navigare un po' nell'ambito dell'arte, quindi vuoi o non vuoi, poi mi è piaciuto produrre due videoclip musicali e poi in un momento di grande introspezione, cause maggiori, problemi fisici, ho scritto il libro. Che è il tuo esordio, il successo di essere nessuno. Raccontiamo come, dalla tua esperienza di vita, Alessandro, perché comunque tu hai un'esperienza di vita, parti dalla provincia, sì, dalle famose borgate, dalle no? Famose borgate. Dalle famose borgate di Roma, dove nessuno regala niente a nessuno e dove la vita non ti regala nulla, no, e quindi bisogna costruire tutto da capo, incontrando tante difficoltà. E perché, Alessandro, questo è un libro autobiografico, sì, che racconta una storia molto bella, perché lo voglio dire, Alessandro Reggis è uno che ce l'ha fatta, cioè voglio dire, si poteva anche perdere, esatto, a quest'ora potevi stare Bibbia, bravo, ok, esatto, diciamolo, mentre invece sto morto, sto ancora qua, mentre invece sei qua, sei ancora qua, vivo e vegeto e con tante idee positive di costruzione della tua vita personale, sei anche padre, quindi una responsabilità importante, una responsabilità importantissima, e quindi e hai voglia di prenderti cura di te stesso, Alessandro. E anche tu se non è sempre facile, però uno cerca di farlo. Ecco, io vengo, come hai detto tu, da una borgata, cresciuto con mamma e papà che mi hanno concepito, mamma c'ha 16 anni, papà c'ha 17, quindi voglio dire, sono cresciuto da solo, nel bene e nel male, quindi poi la scuola non mi piaceva tanto, ahimè. Poi dopo ho cominciato a studiare, a fare dei corsi di tatuaggio, sono diventato tatuatore, ho aperto il mio studio, che ancora oggi sono proprietario, sono 20 anni, quindi da lì già è qualcosa, già ho fatto qualcosa, ogni tanto uno si perde nella strada. Poi ho conosciuto la redazione, tante cose belle, e poi alla fine quello che ho scritto, c'ho avuto degli incidenti, problemi, un po' di problemi anche familiari, mi hanno portato anche ad avere della depressione, quindi a chiudermi in me stesso e quindi a fare un lavoro di grande introspezione. Sei un sopravvissuto, Alessandro, sopravvissuto a te stesso, ai tuoi errori, ancora c'è tanto da fare, ai tuoi errori e appunto poi a questo fatto che hai vissuto la depressione, che non è una passeggiata, no, e dal quale stai cercando ancora di uscire. Piangevo molto, perché poi il tempo è andato così veloce, perché poi è morta nonna, ci ho avuto problemi papà, io ci ho avuto questi problemi, insomma tante cose messe insieme hanno portato, quindi mi è venuta voglia di scrivere. Esatto. Ti è venuta voglia di scrivere, perché di raccontarti, perché tu vuoi essere testimone di se ce la si vuol fare, ce la si può fare. Sì, ma questo piccolo diario, è, prima cosa, è un pochino autobiografico, è dedicato a mio figlio che è adolescente, ma è dedicato a tutti gli adolescenti, quindi tutti i miei messaggi sono rivolti a loro. È un messaggio sociale molto potente. Sì, perché per me loro non sono né bambini, non sono né adulti, quindi sono un crucevia proprio importante nella vita, quindi bisogna seguirli con molta attenzione, perché loro sono il bene e il male di questa società. Cioè, il bambino sta vicino alla mamma, gioca col secchiello in spiaggia, l'adulto ormai è adulto, l'adolescente è colui che sta cercando la propria via, e io voglio aiutarli, o almeno ci provo.
E come lo puoi fare? Con la tua testimonianza. Con la mia testimonianza. Perché non lo puoi fare da uno che non l'ha vissuto, per sentito dire, diciamo, ma racconto sta storia perché fa ganza. Infatti è ganza. Quello, no, quello io che tu l'hai vissuto sulla tua pelle. Sarà quello di girare per le borgate, per le scuole di periferia di Roma, guardando e parlando con i ragazzi, guardandoli negli occhi, cercando di raccontargli quello che ho passato io. Siccome io mi sento una persona che riesce a dialogare molto bene con i ragazzi, sì, poi sì, loro mi vogliono bene, ma che vedono perché sei molto empatico, sì, cioè ti metti a loro livello. Mi sotto a loro livello mi metto, esattamente. Cioè è inutile mettersi sul piedistallo, no, e dire sì, beh, io ho vissuto questo, no. Infatti, tu li guardi negli occhi. Gli amici di mio figlio mi vogliono bene perché io so proprio come loro. Esattamente. Cioè, tu sei grande, sei un adulto, sì, però è come se tu fossi un ragazzino dentro. Un ragazzino dentro. Un ragazzino dentro che ha imparato sulla propria pelle quello che ha vissuto, esatto, tutto quello che ha vissuto, Alessandro, sì, che la vita è dura, è dura e ti fa commettere spesso molti errori. Specialmente quando non si sta bene, cioè quando si sta bene siamo tutti felici, va tutto bene, e quando è il momento che quando si sta male e si hanno i problemi, è lì che bisogna tirare fuori gli attributi, è che è lì che ti trovi in difficoltà, o rimani in piedi o caschi per sempre. Quindi è quello il momento più, e io lì ho capito in questo momento di vita è molto particolare, che ancora sto vivendo. Che ancora stai vivendo, Alessandro? Sto vivendo, sì. Cioè tu sei ancora sul trampolino di lancio, diciamo. Cioè ti stai ancora... Beh, ti stai ancora... Non mi devo lanciare da nessuna parte. No, non parte. Ti devi lanciare da nessuna parte. No. No, come posso dirti, non devo neanche arrivare da nessuna parte. No, questo è un punto di arrivo. Cioè io sono arrivato a un punto tale che dopo tante cavolate che ho fatto, tante amicizie, tante cose che non dovevo fare, ma però che tanti fanno e però non lo dicono, però io sono arrivato in un momento tale che adesso praticamente, vivendola in pieno questa situazione, sono diventato più saggio. Perché hai imparato dai tuoi errori. Sono diventato più saggio. Sei diventato più saggio. Questa saggezza non vuol dire che sono diventato padre Pio, ma però sicuramente ho cambiato visione di vita. E questo è molto importante, perché tu, attraverso questo piccolo libro, chiamiamolo piccolo, piccolo, questo ha un grandissimo messaggio sociale. Questo è importante. Tu da settembre, sì, davvero, ma non solo a Roma, bisogna andare in tutte le periferie, sì, d'Italia. Mi aiuti anche tu. E certo. Esatto. Io a Roma sto cercando di cominciare verso un'altra mia amica, giornalista di Roma, di intraprendere questo lavoro, perché questo messaggio deve arrivare negli occhi dei ragazzi, degli adolescenti. Non attraverso i sociologi, no, che vanno in televisione. In faccia. Dentro, bravo, gli occhi. Bravo Alessandro, perché loro devono capire da te che errore hai fatto, Alessandro. Bravo. Alessandro, che errori hai fatto? Cioè loro ti devono fare sta domanda, ma dici all'atto pratico. Sì, ma tu che hai fatto? Parlarci, chiaramente puliti, perché tanto se non lo faccio io o vedono o dai telefonini, sì, o dalle altre cose, uguale. Quindi è meglio una testimonianza vera di una persona. Ma vera, ma posta sulla pelle, esatto. Sì, e che io lancio sempre messaggi ai ragazzi giovani. Quando io li incontro, magari stanno bene, io li chiappo, vieni qua, gli racconto tutto, e loro hanno piacere a sentirmi, perché comunque io, no, d'ascolto, grazie, perché io sono proprio fatto così. Ma allora, tu... Ce l'hai a cuore. La tua realtà di borgata di Roma, ma ci sono tante periferie, tante, a Milano, tante, come a Napoli, le problematiche sono uguali in tutti. Io perché sono di Roma, però... Le problematiche sono uguali in tutta Italia, cioè la gioventù allo sbando. In tutto il mondo. In tutto il mondo, bravissima. E poi tu hai da essere da esempio a tuo figlio, cioè che esempio potresti dare a tuo figlio? Lo so. Se non... Pensa, io non mi vergogno a dirlo, questo libro piccolo io l'ho dedicato a lui, certo. Lui ancora non l'ha letto, perché non ne va, no, sta certo, tutto il giorno a picciare del... Avrà modo prima o poi di leggerlo. Lo sapete chi l'ha letto? Oltre tanta altra gente, chi l'ha letto? La mia nonnina, che ci ha lasciato qualche mese fa, il giorno prima di morire, mi ha detto: Alessà, ho letto il tuo libro, ho pianto, perché io però la tua vita la conosco, e il giorno dopo non l'ho vista più. Però rimane nel mio cuore che il fatto... Sempre. I nonni sono carinissimi. Nadia, io la saluto. Ciao nonna, ovunque. Ma sono sicura che ti accompagna come angelo custode? Io spero.
Sicuramente. Quindi, ok, tuo figlio per il momento non vuole ascoltare perché lo sa. Lo sa. La scuola che non gli è piaciuta quest'anno purtroppo è stato bocciato, però diciamo che non bisogna neanche penalizzarlo, no. Bisogna comprenderlo e capirlo, perché nella vita quando sono cose risolvibili si può rimediare a tutto. Ma sai che le bocciature fanno bene, Alessandro? È meglio che è stato bocciato. Esatto, quindi imparerà dai propri errori. Io penso sempre che non possono esserci gli altri a dire se sbagliamo o quando sbagliare. Devi sulla propria pelle, meglio di te. Lo so, poi il mestiere dei genitori rimane sempre il mestiere più difficile del mondo. È una cosa che dicono, è vera, però è vera. È vera, perché come fai, sbagli. Quindi o gli vuoi troppo bene, o gli accarezzi troppo, o gli dai troppe attenzioni, o gli compri niente, o gli compri poco, come fai? Tanto fanno sempre dei capocci a loro. No, la tua empatia, anche la tua proprio simpatia, comunicatività, tu riesci a trasmettere agli altri quello che c'è da trasmettere, altro che sociologi, psicologi che raccontano fatti, storie che poi alla fine non arrivano da nessuna parte. Dentro. Io per esempio non mi espongo molto sui social, non riesco a parlare perché forse non riesco a trovare il modo per comunicare, anche perché qui va sempre di moda il trash, va sempre di moda il peggio e loro seguono sempre il peggio, è difficile, però è strano ma vero, riescono sempre a padroneggiare su questi social sempre personaggi che non andrebbero seguiti. Ed è così. Come mai? Non ci torna, non sappiamo rispondere. No, non lo so, è vero. Cioè, perché deve piacere chi ha un atteggiamento verso la vita da bullo? Diciamo che io parlo anche contro i bulli in questa cosa, oppure chi espone troppi soldi, o chi pensa che la vita sia troppo facile. Non è così, però gli adolescenti ci cascano. Oppure che la vita sia tutta una passeggiata e che nulla devi conquistarti, ma tutto ti è dovuto. Esattamente. È così, Alessandro. Ecco perché credo... Ci proviamo. Anche con questa intervista. Ma anche con questa intervista, con tante altre che ho fatto. Voglio dire, a me il successo di essere nessuno, per me è un successo anche se un giorno uno o due ragazzi mi diranno ho letto il tuo libro e grazie a questo libro... Non ho fatto una cazzata. Sì, ne hai salvato uno e va benissimo. E questa è la cosa più importante. Poi è importante che davvero tu li possa vedere vis-à-vis di persona. Basta con sto cellulare. Questa è la cosa più bella, questa cosa del vis-à-vis che non tutta la gente ormai capisce come una cosa fondamentale, perché guardarsi negli occhi e parlare con le persone è assolutamente la cosa più bella che ci possa essere. È la cosa che tra l'altro si è persa in assoluto. Capito? È così. Anche nelle famiglie. Ormai tutti appiccicati a sti telefoni, all'ora di cena, all'ora di qui, quello si chiude. Il ristorante. Parla di è diventato una cosa antisociale proprio, all'ennesima potenza. L'ennesima potenza, cioè siamo soli. Altro che social. Siamo soli, molto soli. E io spero che prima o poi questo mondo dei social cada per sempre, compreso sono onesto, e ricominci qualcosa di più vero tra i ragazzi che magari si fanno una partita a carte o che giocano ai giochi di una volta o che fanno tante altre cose, però bisogna farle cantare intorno a un falò, bere una birra, suonare la chitarra, poi sono le cose più belle che esistevano prima, che adesso cominciamo purtroppo eppure, Alessandro, a vivere nella virtualità, no? Sai cosa mi fai pensare? Tu sei un giovane, voglio dire, un adulto giovane, no? Parli come se tu avessi in realtà più anni della tua età. È dovuta all'esperienza. Vabbè, appunto. Quanti me ne dai? 80. Se parli, te ne do 80. Se ti vedo dall'aspetto, chiaramente si vede che sei... Okay. Nell'età del 40. Lo so. Ma è la tua esperienza che ti ha portato a fare questo? Sì, diciamo che sono cresciuto un pochino
prima, più in fretta. Più in fretta, tante cavolate, tante cose, però ho viaggiato pure il mondo, quindi ho visto anche tanti paesi, ho vissuto a Cuba, ho vissuto in Messico, ho vissuto in Thailandia, quindi nel mio percorso già si sa, insomma, alle spalle già c'è un bel bagaglietto culturale anche di altri paesi. Allora, ho viaggiato anche da solo, spesso e volentieri, da solo. Che non è facile. No. Allora, come età anagrafica hai 48 anni, ma come età mentale... 85. Bellissimo, molto bella questa cosa, molto bella questa cosa. Poi il titolo è davvero... Magari tutti dicessero il successo di essere nessuno. Qua tutti dicono il successo di essere i famoso. Io sono famoso. Qui proprio si parla di umiltà. Umiltà. Dove tanto qui chi arriva arriva, come arrivi rigadi, quindi o sei sempre sulla cresta dell'onda, qualsiasi attore tu possa essere, anche tra i più famosi, quanti ne conosciamo che sono andati in depressione, che hanno fatto dei determinati, pure non hanno più chiamati e se so come ci ha buttato sull'alcol, sulla droga, quanti? Tanti. Tantissimi. Sempre. L'umiltà è la prima cosa, perché rimanere saldi con i piedi per terra vuol dire saper vivere la vita, successo o non successo. È la cosa più importante di tutte. Io credo che questo tuo messaggio deve davvero arrivare, carissimi amici, dobbiamo invitare, ora le scuole si sono chiuse, però carissimi quando amici, riaprono, quando riaprono le scuole, insegnanti, presidi, dobbiamo chiamare Alessandro Regis in tutte le scuole d'Italia, del mondo. In tutte le scuole, tanto la gioventù è uguale dappertutto. Habla spagnolo. Spanish. Esatto. No, English pure. Quindi. You speak parliamo English. Tutto, se famo capire pure che mani, sì. Ma con gli occhi. Ma assolutamente così. Quindi arriveremo, invitiamo Alessandro. Beh, perché sono, Alessandro può dirci tante cose. Anche molto ironico, Cioè, non so, bacchettone, a me piace scherzare. Quindi so anche. Io sono nato anche come attore per gli scherzi su Italia 1, quindi io gli piacevo agli autori perché comunque facevo ride. Esattamente, non ti hanno scelto a caso, no. Perché tu sai essere molto ironico, sai ironico, anche raccontare. Anche duro, però nei momenti poi alla fine facevo ride. È chiaro, guarda che la risata è fondamentale, arriva dappertutto. Era un duro che poi nei miei scherzi diventavo poi alla fine... scherzoso, quindi ho fatti tanti con loro, è stata una bellissima esperienza che mi hanno veramente bel periodo quello con le Iene, bellissimo. Pensa che io ho chiuso il numero 400 di scherzi con Giorgio Squarcia, che è stato perché lui è il mio maestro, e con Sabrina Salerno, l'ultimo lui l'ha fatto con Sabrina Salerno a Scherzi a parte e io lavoravo con lui. Bellissimo, quindi sono esperienze molto belle, soddisfacenti. Sono esperienze lavorative che tu ti sei portato dentro, che ti hanno sicuramente arricchito. Arricchito da una parte. Da un punto di vista morale, intendo. Da un'altra parte si è conosciuto un mondo un po' così. Come tutti i mondi, Alessandro, come tutti i mondi lavorativi. Tutti i mondi lavorativi, però quello un pochettino come il cinema... Quando si arriva c'è determinati punti, no? Ci sono sempre degli autori in cui tu non sei simpatico, non vedono l'ora di fatte ricascare, perché magari sei troppo bravo, dai fastidio a qualcuno. Siccome io non sono portato per queste cose, taglio corto e te mando a quel paese, infatti. Bravissimo Alessandro, concordo con te. Non bisogna poi, no. C'è gente invece che è... proprio portato all'Echinaggio. Sì, diciamolo. Io non l'ho portato. Assolutamente. Nel tuo futuro, Alessandro, per concludere questa nostra bella intervista. Guarda, nel mio... Oltre a portare avanti il tuo messaggio sociale. Io penso che la serenità è la prima cosa che bisogna ambire. La serenità, la pace nella famiglia, la tranquillità, il saper vivere. Proprio stare sereni e tranquilli è già una vittoria per tutto quello che resta e che viene, ben venga. Tutto quello che viene, ben venga. Cortometraggi, altri libri, altre cose, non lo so. Però la prima cosa è stare tranquilli con la salute. Stop. Cosa vogliamo di più? Niente. Bravo Alessandro, concordo con te, ti ringrazio per essere stato in mia compagnia. Grazie. Il successo di essere nessuno, Alessandro Regis, lo potete trovare
sui social online, sugli store online, perché è un'autopubblicazione, quindi online lo potete trovare e acquistare e vedrete che non ve ne pentirete. Tra ironia e racconti di vita vera potete assolutamente trarne un bell'insegnamento. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie. Di nuovo, grazie Daniela. Grazie.